E intanto inizia la competizione maschile. Io sono curioso di vedere Vindis col mantello in testa a tirare. Ci troviamo proprio con Dominic Vindis, che non ti nascondo Dominic, che sotto l'occhiale una lacrima sta spuntando, e mi permetto a nome di tutto lo sport italiano, del biathlon in Italia, un bel grazie per tutte le grandi bellissime emozioni che ci hai regalato, grazie di cuore Dom. Grazie mille, ecco vedi, sono emozionato anch'io adesso. È proprio la verità, insomma un gran finale condito anche da un bel abbronzo italiano, ma soprattutto premio per questo costume fantastico Superman. No dai, infatti volevo fare qualcosa per l'ultima gara, quindi mi è piaciuta questa idea, l'ho trovata, diciamo era troppo stupido, quindi mi piaceva, però no dai, è stato bello, molto emozionante, anche già prima della gara mi hanno già salutato tutti, e quindi sì, molto, un momento molto sì, emozionante che mi ricorderò per tutta la vita. Il momento è arrivato, un momento che nella vita di un atleta uno ci pensa, soprattutto durante le ultime gare, ed è arrivato, però in mezzo alla gente che ti ha sempre voluto bene. Sì, assolutamente, infatti per forza che volevo anche fare ancora questi italiani, perché alla fine è un po' questo il mio ambiente di adesso, ma anche poi per il futuro, quindi diciamo cambierò solo lato, penso. Assolutamente, hai ottenuto l'ultima medaglia proprio nella tua gara, la Mastart, che ti vide campione del mondo del 2019 ad Östersund, ma in mezzo al vento. Vento che fa parte del tuo cognome Vindis, ma un vento che è sempre stato amico, possiamo dirlo? No, diciamo il vento mi è sempre piaciuto perché mi dava più speranza perché apre la gara. Poi comunque ho fatto gare brutte anch'io col vento, però quando vedevo che c'erano condizioni difficili ci ho sempre creduto, perché è possibile di tutto, quindi era più una carica per me. Se ti guardi indietro, Domenica, che cosa vedi, che cosa pensi? Vedo belli momenti, non solo quelli che magari avete visto anche voi, diciamo quelli momenti più grandi. C'erano tanti momenti piccoli durante la carriera, anche da giovane, così, che alla fine fanno parte di questa carriera e che mi rimarranno poi per sempre quasi importanti, uguali come anche una medaglia. Quindi ci sono tanti momenti, anche tanti momenti anche meno belli, però diciamo alla fine riguardando ti ricordi quasi solo i momenti più belli. Lo sport forma sportivi, ma soprattutto uomini e donne. Se ti guardi avanti, Domenico, che cosa vedi? Che cosa farai? Beh, vedo un gran futuro. Abbiamo visto i giovani che stanno crescendo veramente forte. Oggi praticamente ho dato il cambio già a uno giovane che sicuramente nei prossimi anni arriverà. E infatti vedo un gran futuro. Poi vedo ancora sempre più ragazzi. Cioè il biathlon sta crescendo tanto anche negli ultimi anni, quindi vedo il sole nel futuro. Penso che tu abbia dei ringraziamenti da fare. Sì, ovviamente se li nomino tutti non finisco più oggi. Diciamo ovviamente vorrei ringraziare a tutti quelli
che hanno fatto parte di tutto il viaggio o della mia carriera, che ho incontrato, che mi hanno aiutato. E poi alla fine vorrei ancora anche ringraziare alla Fisi e anche poi al Centro Sportivo Esercito, che diciamo al momento importante ci ha creduto in me, mi ha dato fiducia, e mi ha fatto lavorare, mi ha fatto far realizzare il mio sogno. E non solo quello, diciamo anche nel futuro comunque mi accompagna e è il mio partner per la vita. Grazie Dominic, davvero hai fatto sognare tutti quanti noi, non solo perché sei un campione, ma anche perché sei veramente un uomo gentile, altruista, e insomma lo sport alla fine è anche umanità e socialità. Grazie, grazie. Grazie anche a voi. E avete il saluto a Vindish.